Sfide e opportunità della digitalizzazione, questo è il tema della nona edizione del rapporto Piccole e Medie Imprese Unicredit, di cui sono stati resi noti i risultati relativi alle aziende della provincia di Reggio Emilia. Il rapporto si fonda sul presupposto che la digitalizzazione ha profondamente cambiato l'interazione tra sistema scientifico-tecnologico e apparato produttivo, sempre più imperniata su due risorse immateriali, l'informazione e la conoscenza. Ne abbiamo parlato con Luca Lorenzi, Vice Regional Manager di Unicredit. Digitalizzazione ovviamente non è solamente l'email o il sito web eccetera, ma è la capacità proprio dell'azienda di ricollocarsi in uno spazio diverso che è quello della vendita anche virtuale, e devo dire che proprio in questa provincia, ed è per quello che siamo particolarmente soddisfatti di poterlo discutere qui davanti alle associazioni di categoria, in questa provincia il web contribuisce per le aziende che esportano in percentuale molto più alta rispetto all'Emilia-Romagna. La percentuale di piccole e medie imprese reggiane che utilizzano la banda larga si attesta al 57% in linea con il dato regionale, così come nel caso dell'utilizzo della rete intranet industriale sfruttata dal 42,1% delle aziende intervistate sia nella provincia di Reggio che su tutto il territorio regionale. Più basso rispetto al dato regionale è il numero delle imprese che si servono di un sito internet aziendale. Gli imprenditori reggiani hanno inteso abbastanza bene l'idea che la digitalizzazione non serva solamente per farsi conoscere, ma serva anche proprio per vendere i propri prodotti in mercati più lunghi, in reti più ampie, in paesi che probabilmente non sarebbero stati raggiunti fisicamente dai propri dealer, dai propri venditori. In questo senso il web può essere un aiuto assolutamente fondamentale.